Ciao e bentornati a MVV Blog. Oggi è un po' un discorso particolare perché sentite la mia voce, io non ho il microfono, io normalmente tutti i filmini che ho fatto fino ad ora l'ho registrati così, col microfono della telecamera, però non si sentono bene, infatti alcuni di voi, quei due o tre che mi stanno seguendo, mi hanno detto però ti servirebbe un microfono vicino alla bocca. E avete ragione, ma me ne fosse andata bene una. Ho comprato 3.000 microfoni, non ne funzionava uno. Poi alla fine ho preso una cuffia di quelle dei cinesi, faceva veramente schifo. Poi ho comprato un'altra cuffia sempre per vedere, insomma, ho detto con questa qui un po' più bellina, no? Col microfono attaccato qua, ma il microfono faceva cagare. Quindi ho sostituito il microfono qui dentro, ho staccato tutti i fili e ho fatto, insomma, delle prove che vedete voi come sono andate. Proto prova. Così non è collegata a niente e così è collegata alla terra fuori. Prova microfono, prova. Il problema di registrare qui con un microfono è che qua io ho un disturbo da qualche parte che arriva, un sibilo che entra dentro a qualsiasi cosa, quindi se il microfono non è isolato bene, non è ben schermato, questo rumore entra ovunque e quindi è un problema. Alla fine che ho fatto? Ho fatto questo. Vaffanculo e vai in campagna. Se lo metto qui così il microfono sicuramente fa cagare. Tipo questo microfono, se mi stesse il microfono qui così. Così. Sopra alla chiorba. Così potrebbe funzionare. Ciao a tutti, questo è il nuovo microfono. Prova. Cioè, ho incollato sulla cuffia un microfono di quelli che si usano sulle telecamere, che si mettono sopra con il preamplificatore incorporato dentro. L'ho tutto incollato, ho attaccato un cavo in modo da poterlo mettere in varie posizioni, però che posso sta con questo trespolo in testa, cioè veramente. E quindi mi sono inventato un microfono per conto mio. Ho preso questo Behringer che c'avevo già da chissà quanti anni, l'ho smontato, appena ho tolto il preamplificatore da dentro, l'ho tirato fuori, si sono stroncati i fili che collegavano la capsula microfonica. Praticamente questo è costruito in un modo che non lo puoi smontare, se lo smonti si rompe in automatico. Questa parte è venuta via subito così, mentre la capsula microfonica non veniva via. Alla fine ho scaldato con il phon, quello elettrico, quello da 2000 watt, sono riuscito a togliere la capsula microfonica. Questa capsula microfonica l'ho poi saldata con un connettore che ho staccato da un cavetto. Ho staccato la femmina dall'altra parte del cavo, ho tagliato i fili, ho tolto tutto quello che potevo dal cavetto e ho saldato i fili direttamente sulla capsula, all'interno della capsula microfonica, e il connettore si incastra perfettamente all'interno di questa capsulina. Però la capsula, come vedete, è scoperta, c'è questo foro e all'interno vedete il diaframma del condensatore, e quindi ho coperto tutto con questa piccola spugnetta che ho tolto da un microfono cinese che avevo comprato, uno di quelli che avevo provato a far funzionare, e alla fine ho ottenuto un microfonino lavalier. E voi direte, perché non ti sei comprato un microfono lavalier e facevi prima? Che gusto c'è? Se uno va e compra una roba già fatta, e che gusto c'è? Prova microfono. Prova microfono. Prova microfono, prova microfono. Il problema di questo microfonino, che è bellissimo e si sente veramente bene perché ha una capsula microfonica professionale, è che purtroppo ho utilizzato questo connettore qui, che è di un cavetto, è una cinesata malefica, e quindi non è che faccia tanto bene contatto, di conseguenza non è molto affidabile, e di conseguenza sono ancora punto e a capo praticamente. Ora non lo so se si sente, io ho fatto varie prove.
Comunque questo dovrebbe essere poi attaccato qui con una clippettina tipo questa, sempre una cinesata anche questa, che si fa così, e il microfono lavalier sta qua giù e dovrebbe funzionare, e altrimenti se non funziona. Comunque vi ringrazio di aver visto questo filmato, e nel frattempo che aspettate che faccia un'altra bischerata come questa, mi raccomando, restate sani.